Siamo a Lama Taranto, percorso strada degli artisti e dei poeti, via Mughetto, Cancello Rosso, giusto per intenderci, una bellissima iniziativa dei volontari, di tanti volontari, un'iniziativa voluta e organizzata principalmente dal Rotaract, che appunto fa da capofila, diciamo, rispetto appunto alle varie associazioni che hanno aderito all'iniziativa, una iniziativa che dimostra un alto senso civico, la pulizia, la bonifica, e come vedete i sacchetti pieni di rifiuti dimostrano lo sforzo immane che state compiendo stamattina. Abbiamo Michele Desiati, che è il presidente del Rotaract. Beh, una giornata in cui vi siete rimboccati le maniche, è il caso di dire. Si poteva stare a casa, dormire, farsi una passeggiata, magari in litorale, invece oggi si lavora. Oggi si lavora, ma lo facciamo con grande piacere, perché quello che è fondamentale sul territorio è far vedere che i giovani ci sono, insieme a tante altre associazioni di volontariato che sono qui presenti insieme a noi. Chiaramente ringraziamo Amiu per averci supportato con gli strumenti per... Ricordiamo appunto che è una iniziativa in collaborazione con Chima Ambiente Amiu. Assolutamente. E devo dire grazie a tutti i ragazzi che ci sono oggi, che noi lo facciamo col cuore, e cercheremo di essere sempre presenti anche il prossimo anno, sicuramente con tante altre iniziative dedicate alla città di Taranto. A dimostrazione che i giovani non pensano solo all'ultimo smartphone, al Grande Fratello, all'ultimo abito firmato, ma hanno dei valori di amore verso la città. Sì, assolutamente, e comunque abbiamo, nel senso, noi ci rifacciamo tanti valori, e ringraziamo quindi tutte le associazioni che ci supportano e che dimostrano che questi valori ci sono nella città di Taranto.